Perché questa scelta intanto? Ma voi sapete tutti che per me è sempre doloroso quando devo fare delle scelte di questo tipo, e nella testimonianza anche in questo caso il fatto che abbiamo cercato di fare il possibile per invertire la rotta, però è evidente che dopo 9 partite giocate, di cui 7 perse, qualcosa bisognava fare per dare una sterzata a questa squadra che evidentemente avrà anche delle carenze, avrà anche dei limiti, però qualcosina in più credo che possa fare. Ecco, è però il quinto allenatore che salta in questo anno solare, tremendo per tanti punti di vista, anche sul fronte tecnico del Pescara. Si è dato una spiegazione del perché tutti questi avvicendamenti? Ma perché quando le cose non vanno bene purtroppo paga sempre l'allenatore, non possono pagare tutti gli altri perché ne sono tanti e paga sempre l'uomo solo al comando che di solito è l'allenatore. Purtroppo questa è la legge del calcio, io mi auguro per il futuro di non averne più di questi problemi perché significherebbe intanto che la squadra va bene e poi che probabilmente certe scelte non sono state sbagliate. Presidente, si è discusso molto nelle ultime ore di questo post di Massimo Oddo. A chi si riferiva, se è possibile, si sente tirato in ballo da quel post di maschere, volti, citando Pirandello? Credo che insomma, Massimo sicuramente sarà diciamo in qualche modo deluso da questa avventura, ci mancherebbe. Però credo che Pirandello, pace all'anima sua, non c'entri proprio nulla, perché in questo caso più di quello che abbiamo fatto, ribadisco, rifarei da capo, quindi non rimpiango nulla di quello che abbiamo fatto, però insomma. Noi ci abbiamo messo non solo il volto, pure qualcos'altro, me lo fate dire, ma abbiamo messo pure qualche altra cosa. Presidente, ma una domanda che si lega naturalmente a quello che ha fatto il collega precedentemente, ma sì, l'allenatore è sempre l'uomo solo al comando, ma la società si sente qualche responsabilità, pensa di avere qualche responsabilità? Ma è naturale che quando si sbaglia, quando si fanno questi risultati, è evidente che le colpe sono di tutti. Ci mancherebbe che io non sono qui a dire che la colpa è di Massimo, ci mancherebbe altro. Sono qui a dire che però Massimo lo abbiamo sostenuto e difeso come credo che forse in altri ambienti non avrebbero fatto, perché obiettivamente voi fate questo mestiere, ma su 9 partite ne perdi 7, quindi è difficile che possa avere più copertura di quanto l'abbiamo data noi, anche perché eravamo convinti e siamo convinti che qualche po problematica c'è stata, quindi tra il fatto che abbiamo iniziato alla fine, tanti infortuni, tutta una serie di cose che purtroppo sono stati anche alibi per tutti, compreso per l'allenatore, quindi però diciamo che poi alla fine 7 risultati di questo tipo, insomma, non possiamo andare avanti all'infinito perché pensiamo che siamo tutti bravi, noi non abbiamo sbagliato, il mister non ha sbagliato, i giocatori hanno sbagliato. Una scossa ci vuole, ecco perché dicevo che purtroppo alla fine paga sempre l'uomo solo al comando. Ecco, ma se potesse, alcune scelte di mercato le rifarebbe? Si imputa tra gli errori della società l'allestimento dell'organico o l'arrivo di determinati giocatori? No. No, perché questo per grande onestà di tutti, credo che abbiamo condiviso tutti quanti insieme i giocatori da prendere. Lo stesso mister all'allestimento della rosa era non contento di più. Poi è chiaro che se ci sono delle problematiche perché magari qualcuno si fa male o perché magari qualcuno fa un lavoro diverso piuttosto che. Ci possono stare anche delle incomprensioni, se vogliamo, anche tra quello che pensa la società, quello che pensa la parte tecnica della società e quello che poi magari pensano tecnico e staff su alcune situazioni. Ci sono tante, perché tanto io non mi sono mai nascosto, quindi non mi nascondo ora. Sicuramente qualche problematica c'è stata da una parte e dall'altra, quindi oggi è evidente che si arriva al punto di mettere un punto e di ripartire. Ha detto di quello che ha detto Presidente relativamente, insomma, agli errori societari che comunque non ha assolutamente voluto nascondere, però si parla anche di una certa ebollizione all'interno dello spogliatoio, cioè, molti dicono che si era creata una frattura tra l'allenatore e i giocatori.
questo a me non risulta sinceramente, perché poi noi abbiamo fatto anche in un paio di occasioni degli incontri allargati tra società, staff, giocatori, e questo non è mai uscito fuori. È vero che purtroppo queste cose non si dicono da una parte e poi magari si nascondono dall'altra, però a me obiettivamente non risulta. È chiaro che quando, purtroppo il calcio è così, quando arrivano i risultati sono tutti bravi, bel gruppo, uniti, la società è forte, il mister è fantastico. Quando non arrivano i risultati, poi ognuno cerca di trovare il piccolo alibi per nascondere quelle che sono le criticità, e i giocatori hanno la loro bella fetta di colpa, perché se questo è un organico che a detta di tanti non merita la posizione che occupa, che è un organico di tutto rispetto, e devono fare qualcosa in più anche loro, ci mancherebbe. La dichiarazione di Fiorillo, che alla fine della partita ha chiesto scusa, sembrava quasi che fosse un atteggiamento di netta separazione con la guida tecnica, cioè chiaramente è una lettura sottile, ma questa è quella che hanno fatto tanti. Ma io ripeto, non mi risulta questo, non credo che i giocatori vanno in campo per giocare contro gli allenatori o per far fuori questo allenatore o quell'altro allenatore, perché poi alla fine ne vale anche del loro cammino durante il campionato e il loro futuro. È evidente che quando i risultati non arrivano sicuramente poi subentrano meccanismi e discorsi tali per cui magari il giocatore cerca di buttare sempre colpi addosso a qualcun altro, così come l'allenatore cerca di farlo, così come magari noi come società cerchiamo di intervenire per dicendo, magari pensando dall'esterno vedi una partita, dici magari corri di meno, corri di più, ma queste sono sensazioni che hai e le esterni. Noi personalmente alcune cose le abbiamo esternate proprio al mister e allo staff, però noi non ci siamo mai nascosti, ecco perché ripeto, Pirandello non c'entra nulla, perché il volto ce l'abbiamo sempre messo, e non solo il volto, perché poi alla fine, scusatemi il termine, ma chi si deve parare da qualcosa è la società, non certo i giocatori o l'allenatore. Quindi lei non ha notato uno scollamento, presidente, tra squadra e spogliatoio, cioè tra allenatore e squadra? Perché lei di solito prende queste decisioni quando non vede più vie di uscita. No, vorrei chiedere anche se ha parlato con qualche giocatore, se qualcuno le ha chiesto. No, ma io non parlo con i giocatori di cose che fanno parte del campo, perché è giusto che se le vedano con il loro allenatore e con lo staff se ci sono problemi. Il problema, voi lo sapete meglio di me, è che molte volte i giocatori, anche quando ci sono problemi, fanno fatica a dire in faccia le cose, perché è così, perché purtroppo succede dappertutto, quando invece io credo che nella vita il confronto leale, il confronto vero, e il confronto serve per crescere, quindi qualche volta magari anche dire in faccia a una persona che sulla carta è il tuo superiore che stai sbagliando non succederebbe nulla, anzi sì, servirebbe per confrontarsi, però questo non succede nel calcio, è inutile che parla, non è Pescara, è il calcio che funziona così. Cioè nessuno ha chiesto di far restare Oddo, insomma. Ma nessuno mi ha chiesto manco di far andare via Oddo, quindi non c'era né da una parte né dall'altra, è una decisione che abbiamo preso noi perché ci sembrava giusto dare una sterzata, considerando che non è che stiamo lottando per qualcosa di importante, stiamo lottando per non retrocedere, quindi. Ma pensato, presidente, di tenerlo fino a venerdì, magari con rientro di Seder, visto che quando ha avuto l'attaccante qualcosa in più si è visto, o no? Ma se noi dobbiamo pensare che questa squadra, se non c'è un attaccante, non può giocare a calcio e le perde tutte, allora è meglio che me ne metto io domani mattina, perché non è così, perché, scusate, il Cosenza non c'era l'attaccante, gioca, vince le partite e se la gioca fino all'ultimo minuto. Sono tante squadre in Serie B che giocano magari con l'attaccante non di ruolo, cioè, non è che se non abbiamo un giocatore noi non giochiamo, perché allora dobbiamo prendere un allenatore per ogni settimana. Cioè bisogna trovare soluzioni diverse. No, ma bisogna trovare soluzioni diverse tutti, bisogna trovare soluzioni diverse, il primo è l'allenatore, ma anche la squadra doveva dare sicuramente qualcosa in più, perché non è che, ribadisco, paga sempre uno, ma le colpe sono di tutti, che è una cosa diversa. Perché ha scelto Breda, cosa ha chiesto a Breda, e se non avesse avuto la chiamata della Triestina sarebbe tornato Pillon, sarebbe stato lui la prima scelta? Guardate, vi devo dire la verità, io personalmente non ci avevo nemmeno pensato al mister, è stata una... Bruno? No, non c'entra proprio nulla.
Ma non c'entra proprio niente, Bruno fa un altro mestiere, gioca a pallone, non fa il direttore. No, è stata, devo dire la verità, ma con molta, tanto poi lo potrà confermare, è stata una scelta soprattutto di Giorgio, che aveva conosciuto l'allenatore nel 2014, aveva avuto modo di parlarci insieme a Pavone, e quando è uscito fuori il nome suo, che poi è uscito fuori da Bocchetti, perché questi sono gli allenatori che sono in giro, Giorgio ha detto: se tu sei d'accordo io andrei su Breda, perché secondo me ha queste caratteristiche. Io tranquillamente d'accordo, perché non ho nulla in contrario, tutto qui. Pillon non è stato cercato? Anche qui c'è stata una riflessione di tutti e tre. Ieri sera lui nel programma sugli spalti ha confessato che c'era stato un contatto. Sì, ma credo che Giorgio lo abbia anche chiamato, sì. Sicuramente. Però è stato lo stesso Giorgio a dire: non portiamo qualcuno che sia proprio estraneo da questa piazza, e forse credo sia la soluzione giusta. Ecco, ma data la situazione, gli infortuni, cosa ha chiesto mister Breda e come l'ha convinto alla fine dei conti? Ma io credo che venire a Pescara non bisogna convincere nessuno, questa è l'unica cosa di positivo che abbiamo sempre avuto, perché la gente qui a Pescara viene di corsa. L'organico è di tutto rispetto, e non lo dico io ma lo dicono tutti gli addetti ai lavori, perché quelle persone che sono state contattate, c'era un unico denominatore comune, cioè quello della consapevolezza di avere comunque una squadra che può ben figurare in questo campionato. Certo, dobbiamo recuperare qualcuno, secondo me dobbiamo recuperare qualcosa a livello fisico, perché lo dobbiamo fare, e poi magari avere un po' più di cattiveria, che in questo campionato, come ho sempre detto, fa sempre la differenza. Molti, e chiudo poi vi lascio, molti hanno avuto diversi dubbi sulla preparazione fisica di questa squadra, anche in società. L'ho detto prima, Paolo, noi non ci siamo mai nascosti, ecco perché il volto è la prima cosa che ci abbiamo sempre messo, però è chiaro che noi facciamo un altro mestiere, e quando entri in certe dinamiche devi anche avere fiducia delle persone che hai. Poi magari questo dirà, fra qualche mese dirà che abbiamo fatto, che il lavoro che è stato fatto è stato un gran lavoro, e quindi ce lo ritroveremo, come magari potrebbe succedere il contrario. Però su queste cose è sempre difficile entrare, come quando si valuta un operato di un allenatore, cioè noi possiamo dire la nostra, ci piacerebbe, non ci piacerebbe, però quando prendi un allenatore devi dare fiducia a lui e al suo staff. L'ultimo presidente, che cosa ha chiesto a Breda e si è sentito Massimo Orlo? Massimo l'ho sentito, l'avrei voluto chiamare, l'avrei voluto incontrare, perché sapete tutti quanti che rapporto c'ho io con Massimo, e quindi non faccio le cose per messaggio con Massimo Orlo. Però Giorgio ieri mattina mi ha detto che non c'era, che era a Milano, e quindi non, appena sarà possibile, sarà di ritorno, ho mandato un messaggio, appena sarà di ritorno mi farà piacere incontrarlo e parlarci, perché confrontarsi fa sempre bene, anche perché non posso credere che questo allenatore si sia dimenticato di fare il suo lavoro, o soprattutto che possa avere queste situazioni qui, perché non è che è successo a Pescara, purtroppo è ricorrente, e credo che siccome io lo ritengo un amico, farci due chiacchiere per me sarà sicuramente un piacere. A Breda abbiamo chiesto nient'altro che fare il suo lavoro, cercare di capire velocemente se ci sono dei problemi, se magari quello che abbiamo pensato noi può rispondere al vero, oppure se era solamente una nostra, cioè, diciamo, sensazione, perché quello che diceva prima Paolo, che sta squadra corra meno degli altri, credo che sia evidente in campo, non lo devo dire io. Può darsi anche che corra male, e magari stando bene fisicamente però si corre male in campo, quindi questo abbiamo chiesto a Breda, è il suo mestiere, quindi non è che possiamo chiedere più di tanto. Noi chiediamo di fare il suo lavoro a chiunque arriva qui, di farlo al meglio. Ai giocatori però chiederemo altrettanto la stessa cosa, sicuramente un impegno maggiore, perché non ci si può sempre nascondere dietro qualcun altro.